Grazie a tutti di essere venuti. Oggi faremo una, speriamo breve, descrizione di quelli che sono i viaggi che con Amitabha offriamo qui in Mongolia. Io, beh, giustamente mi devo presentare anche perché molti di voi non li conosco e voi giustamente non conoscete me. Io sono Alfredo, sono una delle guide di Amitabha, vivo in Mongolia dal 2008, ma ci vengo dal 98. E ho fondato qui una cooperativa di viaggi e con Amitabha organizziamo viaggi in questo territorio. Cosa vuol dire una cooperativa di viaggi? Vuol dire che ho la fortuna di vivere qua, lavorare qua e questo è grazie alla Mongolia. Quindi la mia idea è di restituire al paese quello che il paese vi dà. Per cui la cooperativa ha dei soci, io sono il portavoce italiano, ma tutti i soci sono mongoli e condividiamo in maniera ugualitaria e paritaria gli utili e portiamo avanti con Amitabha anche dei progetti di aiuto e di sostegno alle realtà locali. Infatti ne accennerò a una soprattutto perché poi è quella più coinvolta con i viaggi. Io sono laureato in storia medievale e faccio ancora adesso studio questo paese perché viverci e leggerne non basta mai per capirlo, nonostante uno può pensare che la Mongolia non abbia storia, in realtà la storia è molto più complessa di quello che si pensi, ma anche la società e la realtà e decodificarla è sempre un bel lavoro. Per cui non devo fare dire il curriculum di tutto quello che ho fatto, di quello che farò, di quello che sono stato, perché adesso voi avete me davanti per quello che è importante. Quindi inizio con la condivisione dello schermo. Va bene? Sì. Allora, oddio, panico, non mi ricordo, eccolo qua. No, era questa? Oh, era tutto perfetto prima? Come l'ho detto, era tutto perfetto. Ecco qua, ci sono? Sì, si vede Ecco, tutto. allora, Sì. per prima cosa, prima di parlare di Mongolia, in questo momento dobbiamo parlare di come ci si arriva in Mongolia. Allora, storicamente la Mongolia è sempre stata coperta dalla linea dall'Aeroflot, ma attualmente l'Aeroflot per sua volontà ha chiuso i voli con l'Europa, tutti sappiamo il motivo, per cui attualmente, ma non è detto che in futuro sia così, in Mongolia si arriva da Francoforte con la Miat, si arriva tramite Istanbul, quindi da Milano, Roma, Venezia, Napoli, con la Turkish, e adesso ci sono anche dei voli dal Kirghizistan, da Bishkek e dal Mati, con la compagnia mongola Unnuair. Volendo, c'è anche la possibilità di passare dalla Corea del Sud, da Incheon. È più lunga, però molti anche in passato l'hanno fatta. Dico subito, qui la Mongolia è vero che è un paese confinante con la Russia, ma problemi non ce ne sono, anzi, da un paio di settimane i confini con la Federazione Russa sono aperti devo dire, anche un toccasana perché l'isolamento dovuto al Covid aveva fermato l'arrivo di merci e questo ha portato in Mongolia un aumento impressionante del prezzo della benzina, come da voi, e anche dei prezzi dei vegetali e poi di tutto il resto. Io ho accennato al Covid, quindi giustamente, dato che stiamo uscendo, grazie a Dio, da questa emergenza, però giustamente qualcuno può pensare anche in Mongolia com'è la situazione. Beh, la Mongolia ha vissuto il primo anno in una bolla tipo quella cinese, aveva chiuso subito i propri confini, quindi tutto il 2020 è stato un anno di profonda tranquillità, si entrava soltanto con i voli charter e con delle motivazioni tipo ricongiungimento familiare e che aveva la priorità o lavoro e quello per il lavoro non sempre era possibile. Quindi primo anno nessun problema, però giustamente a differenza della Cina che si può permettere di chiudere al mondo, la Mongolia non se lo poteva permettere più di tanto. Quindi dal novembre 2020 2021, scusate, hanno iniziato delle aperture e questo ha portato a degli aumenti fino ad arrivare a 3.000 casi, ma attualmente negli ultimi 4 mesi
I casi sono molto diminuiti, siamo a circa 20-30 casi al giorno. La domanda è: o non li cercano più, o veramente, o si sono contagiati tutti e quindi adesso i casi sono pochi. Quindi il totale dei casi positivi per ora è sui circa poco meno di 500.000 casi e fortunatamente, o anche sfortunatamente, i morti sono stati 2.000. Fortunatamente perché il numero lì e il numero è relativo, sfortunatamente perché tra questi 2.000 ci sono anche persone che conosco e quindi, nonostante che siano pochi, sono profondamente dispiaciuto. E quindi adesso andiamo avanti, ma scusatemi, una domanda, io vedo i nomi delle persone di fianco all'immagine, voi lo vedete anche voi? Sì. Quindi se Quindi i faccio nomi delle così, persone? No, aspetta, cos'è che intendi? Ah no, i nomi vedo la... del sulla Sì. mappa? No, 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 sulla mappa, la conversazione in corso, adesso l'ho chiuso, no, temevo che lo vedeste anche voi perché mi copriva Ah no, no, l'immagine. no, 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 Va no. bene. Allora, signori, questa è la Mongolia. La Mongolia è 1,5 milioni di chilometri quadrati, è leggermente più piccola dell'Iran e un po' più grande dell'Etiopia. È il 19° paese più grande al mondo. E dal punto più ovest al punto più est sono 2.500 chilometri più o meno, e dal punto più a nord al punto più sud sono 1.250 chilometri. La Mongolia confina soltanto con la Russia e la Cina, però se guardate, si vede il mio mouse? Se guardate, si vede? Sì. Ecco, se guardate dove ho messo il mouse, sembra che la Mongolia confini anche col Kazakistan. In realtà questa lineetta sono 38 km e mezzo di territorio cinese, di confine cinese e russo, che non permettono alla Mongolia di confinare col Kazakistan. Questa fu anche una scelta politica negli anni 50 di non farli di non confinare, e adesso ne paghiamo le conseguenze perché poi il Kazakistan non può volare. Le compagnie kazake non possono volare direttamente in Mongolia, quindi ci sono un po' di problemi. La Mongolia è molto grande, come potete vedere, e si estende fra il 42esimo e il 51esimo parallelo, quindi in realtà tocca anche un territorio, quel territorio, se potessimo prolungare i paralleli, arriveremo al nostro 45esimo parallelo, quindi al Po. Il clima è fortemente continentale, questo significa inverni freddi e lunghi ed estati brevi però anche calde. Infatti qui oggi in questo momento ci sono, che sono le 3 di notte, ci sono meno 4 gradi, vento molto freddo, infatti si muove tutto e adesso a differenza della primavera italiana che è di una dolcezza e una bellezza unica, qui la primavera non è un bel periodo perché c'è vento e spesso nevica. Invece l'estate inizia molto tardi e la Mongolia diventa la Mongolia che soprattutto vedrete nelle immagini, una Mongolia verde che vedete da giugno in poi. Maggio, nella seconda metà di maggio, le piante iniziano a diventare verdi. Però allo stesso tempo c'è una cosa molto particolare. La Mongolia ha una media di 220 giornate limpide all'anno, ma queste sono soprattutto in estate e in inverno. L'inverno, infatti, è anche una ottima stagione, nonostante il freddo, per viaggiare perché c'è sempre sole, c'è molto spesso il sole, e oltre al freddo, comunque, non c'è vento, non ci sono tempeste di neve o di sabbia, come invece avviene adesso. La Mongolia ha quattro ambienti naturali principali: foresta boreale, steppa, territorio semidesertico e desertico. Infatti, quasi un terzo del territorio è il famoso deserto del Gobi. E adesso, se vedete dal mouse, sto indicando quelle che sono le tre catene montuose principali, che sono gli Altai, che partono al nord dalla regione dall'oblast degli Altai russi e degradano fino al deserto. Ve le faccio notare perché nei viaggi ci passiamo spesso, le attraversiamo spesso
diversi punti, sia gli Altai che la catena montuosa parallela dei Khanghe, e in questo caso no, però questa catena montuosa e Shenti che si trovano a est sono importanti perché sono il luogo dove è nata Genghis Khan ed è partito l'impero mongolo. I mongoli, questa piccola popolazione tra le tante che viveva in quell'epoca in Mongolia, è partita da qua. Adesso andiamo avanti con questa breve intro perché volevo farvi vedere prima ancora di tutto una cosa importante, così dopo non dovete chiederlo per chi non è stato, perché secondo me molti ci sono già stati in Mongolia. In Mongolia, fuori dalla capitale, dove vive il 45% della popolazione, i mongoli sono all'incirca 3 milioni e 3. Il 45% vive in capitale. Un 20% nei capoluoghi di Aimag e nei 382 paesini che sono in Mongolia, e il 35% è sedentariamente pastore nomade, nel senso che sono pastori nomadi tout court, si muovono costantemente utilizzando questa che è l'abitazione tradizionale mongola, che si chiama in mongolo ger. Yurta è la parola russa che vale per tutte le abitazioni di questo tipo, che sia quella tagica, kazaka, kirghisa, che poi in realtà sono strutturalmente differenti perché devono rispondere a necessità differenti. Fuori dalla capitale, dove trovate tutti i servizi tipici di una città moderna, gli hotel sono così, sono una ghera, un'unità abitativa familiare diventa una camera di albergo e diventa il luogo dove i turisti, ma anche i turisti stranieri o mongoli stanno. E infatti qui lo vedete come è fatta all'interno, i letti. Voi giustamente qualcuno che non c'è stato si chiederà: e i bagni? Questa pausa di silenzio è dovuta al fatto che sto bevendo il caffè, perché sennò i bagni sono fuori come le docce, però a differenza dei campeggi dove andavo qua nella preistoria della mia gioventù, qui sono particolarmente puliti. E però c'è anche un altro modo di viaggiare in Mongolia che a noi piace molto ed è quello di posizionare i campi tendati nei luoghi più affascinanti o dove non è possibile usufruire dei servizi dei campi turistici attrezzati. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che nei campi turistici attrezzati c'è anche il ristorante e spesso la birra fresca. Quindi, in alcuni luoghi dove vale la pena, è molto bello posizionare la propria tenda e starci. Vi faccio un esempio: c'è un posto che poi vedremo, il Gazen Chulu. Lì è molto bello dormire in tenda perché è facile poi avvistare, stando proprio dentro a questo complesso di rocce granitiche, è facile avvistare gli animali selvatici. E come ci si muove in Mongolia? In Mongolia ci sono soltanto 9.000 km di strade asfaltate, quindi ci si muove per poter viaggiare, è necessario usare mezzi 4x4. Ci sono questi mezzi relativamente moderni, coreani o giapponesi, ma chi la fa da padrone è sempre lui, il Watts. Questo è il Watts del mio socio Ghirlé, che come vedete è molto particolare, è una macchina ottima. Poi chi è stato in Mongolia con noi ci ha viaggiato e quindi lo può confermare, e se non lo confermasse, ricordatevi che sappiamo dove abitate. E io però non, devo, è un po' complicato dire cose stupide da soli. Beh, però continuerò a farlo. E guardate come riesce il Watsa a passare i guadi, è incredibile come mezzo ed è facilmente riparabile, facilmente per chi lo sa fare, facilmente riparabile in qualsiasi situazione. Volendo, poi ci sono anche questi mezzi moderni come i Land Cruiser che sono molto comodi, ma sono anche in realtà meno affidabili rispetto al Watsa. E vi ho detto che per la Mongolia, nei campi turistici, è facile mangiare al ristorante, però durante quasi tutto il viaggio in Mongolia si mangia così, all'aperto, si fanno questi picnic all'aperto dove io e lo staff cuciniamo
per i turisti ed è un modo veramente piacevole di mangiare perché si è sommersi spesso dal profumo delle artemisie. E adesso, fatta questa brevissima introduzione, chiudo qua, devo salvare e vado al primo viaggio. Oh. Aspettate, panico, sarei tranquillo che ce la faccio. No, non era questo che doveva aprirsi. È andata? Non ancora, devi No. ricliccare condividi. Quindi ogni volta esco devo ricondividere. Ora? Ecco. Sì, ora sì. Adesso devo aprire qua così. Allora, vi parleremo dei viaggi che noi organizziamo. Quindi era necessario fare una premessa sulla geografia che è talmente vasta, varia, che offre poi diversi tipi di itinerari. Itinerari, per esempio, questo primo viaggio di cui parliamo è il viaggio dell'estremo ovest, in una Mongolia che in realtà Mongolia non è. E qui ho riassunto 2/3 viaggi che noi facciamo in questo territorio, perché noi nell'Ovest facciamo sia viaggi fuori stagione particolare, quindi trek verso la parte più alta degli Altai, ma andiamo anche per il famoso Festival delle Aquile che si tiene dalla seconda metà di settembre. La prima immagine, infatti, vedete l'itinerario. Di un viaggio fuori dal Festival delle Aquile. Quindi si può partire in aereo e tornare in aereo per andare sempre solo dalla capitale per andare verso ovest. E qui, questo è l'ovest della Mongolia, che ha un fuso orario diverso e ha un'ora in meno rispetto al resto della Mongolia. Queste tre regioni che sono Uvs, Bayan-Olkhob e Khovd. Sono regioni particolari perché non solo hanno un fuso orario differente, ma sono il luogo dove ci sono le maggiori minoranze etniche della Mongolia. E qui facciamo dei viaggi soprattutto dedicati al trek e alla natura. Questa è la zona dove, se guardate il punto 4, 5, 6, noi andiamo. E vedrete nella zona delle montagne più alte dove c'è il picco più alto della Mongolia. Però un viaggio nell'estremo ovest è anche bello goderselo, come per esempio facciamo sia a giugno che in estate, goderselo andandoci anche in macchina. Facciamo quello, ci andiamo in macchina e ritorniamo in macchina. È lunga, però è molto bello perché si vede come cambia la Mongolia non soltanto nel paesaggio, ma anche nell'umanità. Infatti, l'estremo ovest è abitato soprattutto dalla minoranza più grande, che sono i Kazaki. I Kazaki sono circa 100.000 e vivono in Mongolia. Questo vecchietto kazako è diverso dai vecchietti mongoli, ha sicuramente un viso diverso da quello che è la tipologia mongolica, è più centroasiatico, ma tutta l'umanità di questo territorio è diversa da quella dei mongoli. Infatti, anche se loro vivono nelle ger, che in questo caso in kazako hanno un nome differente, queste ger sono differenti, sono più alte rispetto a quelle mongole perché devono ovviare a un problema che qui, essendo tutto il territorio più montuoso, le precipitazioni sono maggiori, quindi per ovviare al problema della neve, le ger sono più alte, ma anche l'interno della ger è differente. Qui potete vedere, è proprio uno stile che ricorda il Kirghizistan e il Tagikistan. Infatti, loro, questa popolazione, i kazaki, non parlano mongolo, ma parlano una lingua turcofona, e anche le loro tradizioni, per quanto riguarda estetiche, sono diverse. Per esempio, questo è un particolare di tappeto murario che si fa con dei cannucciati avvolti da fili di cotone. E la cosa interessante è che ci mettono un inverno per farlo,
e lo fanno su due telai, perché sul primo intrecciano e avvolgono il cannucciato e poi per formare questa figura queste cannucce vengono spostate sul secondo telaio. Ma anche l'alimentazione è leggermente differente rispetto a quella mongola. Io devo ammettere che mangiare lì è molto meglio perché hanno animali più grassi, perché l'erba è più verde, quindi anche i prodotti caseari sono più buoni. La vita dei kazaki è molto simile alla vita dei nomadi mongoli, anche loro si spostano con i loro animali, facendo però una pastorizia molto più simile alla nostra. D'estate vanno in alto e d'inverno si spostano più in basso. Questa foto è molto simpatica perché la prima persona a destra è un kazako, la persona in mezzo è un tuvaino, anch'esso una minoranza che si trova in Mongolia, che arriva da Tuva, e il terzo è un mongolo. Tutti e tre hanno gli stessi animali, parlano lingue diverse, però sono tutti e tre di nazionalità mongola. I kazaki sono musulmani. Adesso la domanda che uno mi può porre è che ci fanno i kazaki in Mongolia? Allora, i kazaki in Mongolia arrivano nella seconda metà dell'Ottocento perché non volevano pagare le tasse. Voi direte, cosa sta dicendo? Sì, i kazaki mongoli sono arrivati non dall'ovest, dalla zona del Kazakistan, ma arrivano dalla zona sud-ovest, in quello che adesso attualmente è territorio occupato dalla Cina, dal nord del Xinjiang. E nella seconda metà dell'Ottocento queste tribù kazake si trovavano nella difficoltà economica perché l'occupazione cinese gli aveva aumentato molto il pagamento delle tasse. Allora avevano deciso di spostarsi e attraversare gli Altai che corrono da nord-ovest a sud-est. Vi ho fatto vedere, si sono spostati da sud, hanno attraversato gli Altai e sono venuti nel nord della Mongolia e hanno occupato le valli di questa regione del Bayan-Olghi e in questo modo sono riusciti a evadere le tasse cinesi. I kazaki sono musulmani e infatti qui siamo, questa è una moschea in Mongolia, come anche le inumazioni sono completamente diverse da quelle mongole. In Mongolia è molto difficile vedere dei cimiteri perché essendo buddisti il rito funebre è molto particolare e molto lontano da quello che noi reputiamo, da quello che noi occidentali di rito cristiano comunque facciamo, per cui il corpo o viene abbandonato in natura come si faceva tradizionalmente o dal momento che passano i 49 giorni le persone non vanno più al cimitero in Mongolia e quindi significa che non c'è il culto del cimitero, il culto della lapide, la visita ai propri cari defunti, ma i cimiteri sono soltanto dei posti un po' nascosti perché poi i mongoli hanno sempre molto paura degli spiriti di coloro che non sono riusciti a rinascere, per cui non sono così visibili. Invece i cimiteri musulmani sono diversi e sono, infatti questo cimitero si trova vicino all'ultimo paese più distante da Ulaanbaatar. E andiamo avanti. Il Bayan-Olghi sembra molto lontano dalla capitale Ulaanbaatar, infatti lo è, sono 1800 chilometri, ma, e quindi uno pensa che sia una periferia. Attualmente, se si considera il centro Ulaanbaatar, sì, ma in realtà il territorio occidentale della Mongolia, unito al territorio del Kazakistan fino alle steppe ungheresi, durante la storia e la protostoria, hanno avuto una presenza umana molto intensa in tutte queste aree. E in queste zone si possono vedere ancora i resti, come per esempio questa tomba che ha connessa con sé delle stele antropomorfe e dove sulla stele più larga a destra sono rappresentati dei cervidi. La cosa interessante di queste stele è che a differenza poi di come si evolveranno queste popolazioni nei territori orientali della Mongolia, qui sono ancora collegati direttamente, infatti sono su una tomba, probabilmente una tomba di un grande guerriero, di un signore locale.
ma non devo dilungarmi, mi hanno detto, quindi, perché se no non usciamo più e io continuo perché dobbiamo parlare di viaggi e non solo di storia. E quindi la presenza umana è molto forte sia nell'antichità. Qui siamo alla fine dell'età del bronzo e la cosa interessante, perché tra poco vado in Pakistan, è che ho visto gli stessi graffiti rupestri in Pakistan uguali. Quindi pensare che esistevano grandi civiltà che avevano delle rappresentazioni probabilmente per motivi differenti, probabilmente, ma non lo sappiamo perché sono ipotesi, è molto interessante. Nei nostri viaggi andiamo spesso in questo luogo dove ci sono queste distese di queste pietre bituminose per osservare questi graffiti rupestri, ci sono delle pareti enormi. Ma è anche la Mongolia il territorio del leopardo delle nevi, che è un solitario. Infatti, il leopardo delle nevi è incredibile. In Mongolia se ne contano, in realtà non si è sicuri, tra i 500 e i 1000 esemplari. Questo leopardo è una specie in via di estinzione, se pensa che ce ne sono circa 8.000 tra il Pakistan, l'Afghanistan e la Mongolia, è un animale eccezionale perché vive quasi tutta la propria vita da solo e ogni leopardo delle nevi ha un territorio di 75 km quadrati, ma anche qui non mi dilungo su questo animale perché si potrebbe fare una presentazione solo su di lui perché è eccezionale. Infatti, miagola. E vedete le zampe molto larghe, la coda, questa bella codona, servono per riuscire a camminare sulle pietre. È veramente difficile riuscire a vedere perché si muove con l'ambiente naturale. E questi viaggi a ovest sono viaggi dedicati sia in parte alla storia che alla cultura etnografica. Infatti, che però anche alla bellezza dei paesaggi, delle montagne, degli altai, perché essendo che iniziano da nord-ovest, qui sono molto più alte e quindi ci sono delle parti particolarmente belle e interessanti. E infatti iniziamo a parlare qui siamo nella regione di Hob, leggermente più spostate dall'estremo ovest, della montagna che andiamo spesso a visitare, che è lo Zamgarav. Che succede? Ah, questa montagna è 4.000 metri. La cosa bella è che noi riusciamo a salire, volendo, noi lo facciamo con chi vuole a piedi, però si può salire anche in macchina e raggiungere questo altopiano per avvicinarci. Poi qui siamo sull'altopiano sopra la montagna, quindi da dove ce l'avete visto quelle guerre si sale per arrivare su questo altopiano dove vive una popolazione che non sono i kazaki, ma sono gli Uranhai. Gli Uranhai sono una minoranza etnica, anche loro di lingua turcofona, che hanno un abito tradizionale diverso dai mongoli e dai kazaki, da cui probabilmente anticamente poi derivano anche i tubaini, che poi sono la popolazione di Tuva, e che però di cui si parlerà anche dopo. Questa montagna, pensate, che è stata scalata per la prima volta da un italiano nel 90. E noi arriviamo fino alle pendici del ghiacciaio, che è molto semplice, niente di tecnico. Sento un rumore di fondo. Sono io? Teoria hanno tutti i microfoni spenti, Sì, teoricamente. Magari se dai un check per sicurezza. sto guardando. Magari chiudiamo anche tutte le varie videocamere, visto che siamo connessi da lontano con Alfa e magari è un po' più veloce la connessione. Grazie. E stavo dicendo, qui siamo sull'altopiano e riusciamo ad arrivare senza difficoltà e senza avere nessuna preparazione tecnica giù fino al ghiacciaio. E poi, però, volendo coi più arditi, siamo saliti anche sopra sulla cima di questa montagna, che è lo Zas Ul, come vi ho detto, è 4.193 metri di altezza ed è veramente molto, non è particolarmente tecnica, ed è veramente molto bella. Poi si torna giù da un altro versante, e qui si è sempre ospiti dalle famiglie kazake, come avete visto, le loro ghe sono veramente belli con tutti questi tappeti, con queste decorazioni, a differenza di quelle mongole, e si può continuare per andare nell'estremo ovest, proprio al confine tra la Russia e la Cina, per vedere le montagne più alte. Ho scelto questo per farvi vedere la montagna più alta, questo si chiama Tavan Bogd, che significa cinque santi.
perché ci sono le cinque montagne più alte della Mongolia, tra le montagne più alte. La cima più alta è la Khutten Ol, dove vedete 4.374 metri e significa cima fredda. Alla vostra destra potete vedere la cima Nairamdal, che in mongolo significa la cima della pace. Questa cima è bella perché in realtà fa da confine tra la Mongolia, la Cina e la Russia. Infatti qui, quando si sale qua sopra, si è sui tre confini, sui confini di questi tre paesi. Tendenzialmente con chi non è preparato all'alpinismo e però ha voglia, organizziamo invece la salita, che è molto semplice, alla cima Malcina. Malcina significa allevatore, nomade, è la cima del nomade, questi 4.000 metri. E non è particolarmente tecnica ed è molto bella perché si ha tutta la montagna davanti. I trek, questi picchiamelli trek in realtà sono passeggiate, perché noi arriviamo già in alto con la macchina ed è ovviamente una salita su questo altopiano. Qui siamo, questa fotografia è fatta a giugno, quindi dove può esserci ancora neve, però in un altro anno, sempre a giugno, invece le montagne sono fiorite. E arriviamo proprio alla base di del ghiacciaio, del Potanin, come avete visto dal disegno, e qui siamo proprio alla base, e qui si può vedere dove si piazza la tenda per la salita sulla Khutten Ol, e questa è la cima, quella che ho detto io, di Nairamdal, dove si è al confine. Questo ghiacciaio è circa una quindicina di chilometri, e sfortunatamente il riscaldamento globale lo sta facendo ritirare molto. Io ci sono stato la prima volta all'inizio del 2000 e ho visto veramente come si sta ritirando. E questa è proprio la cima che avete visto, la Khutten Ol, l'avete vista nel disegno, questa invece la vedete proprio dal vero, e si arriva molto facilmente alla base di questa montagna. E il trek, io la chiamo passeggiata perché in realtà non ha niente di particolarmente tecnico, è lunga, ma è molto semplice, si può dormire sotto le montagne o anche tornare al campo base dove si parte. E per chi non ce la fa o per chi vuole provare l'esperienza, questa l'abbiamo fatto a settembre, siamo saliti sopra a cavallo, e non serve avere grandi esperienze col cavallo, come Rina ci mostra. Non so se Rina è collegata, ma Rina non era mai stata a cavallo ed è salita, vedete con quale grazia rimane sul cavallo, e proprio si vedeva che era il suo ambiente naturale. E però in questo viaggio ci sono anche la possibilità di vedere anche molti laghi glaciali che si trovano paralleli alla catena montuosa, che da nord-ovest gira, fa proprio una curva, che è la cosa molto bella, che quando si è sopra si vede questa curva degli Altai, la curva che si vede sulla mappa, si vede quando si è sopra, curva per andare verso sud-est, e poi per poi degradare nel deserto, e ci sono questi laghi glaciali come questo, lo Khutten Ol, che è molto bello perché dal versante in cui si arriva è completamente spoglio, però dall'altro versante, come potete vedere, è pieno di alberi. Ho sbagliato a schiacciare, ma non solo, ci sono queste cascate, e andiamo qua perché andiamo a visitare queste, faccio tramite una passeggiata di un'oretta, si arriva a queste cascate molto belle. Ma questo lago poi è veramente bello perché d'estate lo vedi così, pieno di cigni, anatre, animali selvatici. E qui questa foto è presa dal versante opposto, dal versante quello con gli alberi, verso il versante nord. Qui noi guardiamo il versante nord della Khutten Ol. In realtà sono diversi laghi, noi arriviamo in quello più a nord, la Khutten Ol, ma si può scendere fino al Dayan Ol, che è quello più a sud. Però, quindi, la terra dei Kazaki, il Bayan Orghi, è una terra molto bella per le passeggiate, per queste lunghe passeggiate, per vedere queste bellissime montagne. Però è un luogo dove avviene anche una festa particolare, che è il Festival delle Aquile. I Kazaki sono allevatori e cacciatori con le aquile. E qui potete vedere una tipica tavola imbandita da una famiglia kazaka per
il gruppo che noi portiamo per il Festival delle Aquile. Vi faccio una premessa importante che chi mi conosce, a volte sono anche un pesante su questo, noi le famiglie sono visitate, non sono famiglie che ospitano i turisti a pagamento e fanno vedere tradizioni, usi locali a pagamento. Noi spesso visitiamo famiglie che non conosciamo e quando le conosciamo sono famiglie amiche a cui non gli si viene chiesto nient'altro che essere loro stesse e condividere con noi i momenti, come quella tavola imbandita era collegata alla Festival delle Aquile che si tiene nella seconda metà di settembre. In realtà se ne tengono diversi. E vi stavo accennando che i kazaki sono cacciatori con le aquile, è il lobby degli uomini e anche in parte di alcune donne. I cacciatori kazaki mongoli sono circa 200 e si incontrano per questo festival che è stato creato in realtà soltanto una trentina d'anni fa, ma che in realtà è stato creato per salvaguardare questo sport, questa tradizione. Le aquile vengono allevate, vengono prese da piccole, vengono allevate, istruite alla caccia e poi dopo un tot di anni vengono lasciate libere. Certo, per noi è molto forte pensare di prendere degli animali selvatici e tenerli chiusi per parte dell'anno in un ambiente buio e dobbiamo anche affrontare la cultura completamente diversa e il rapporto che poi hanno loro con questi animali. E vabbè, però ve lo dico dopo perché non pensavo di dirlo, però poiché qualche settimana fa sono stato in viaggio con degli studiosi etnografici e il loro studio era soprattutto sui cani, poi se me lo ricordo vi racconto anche il rapporto fra i cani e i mongoli. In questo caso lo cacciano tradizionalmente in inverno, quindi da settembre in poi i kazaki cacciano con le aquile soprattutto volpi, lupi e piccoli ermi e lepri e poi utilizzano le pelli per potersi vestire. Il festival è proprio l'esaltazione della bellezza di questa tradizione. Infatti potete vedere, i kazaki arrivano con le loro aquile e fanno questi giochi di destrezza con il proprio animale. Per esempio, in questo caso l'aquila si trovava su una collinetta tenuta da altri e il kazako chiama, mentre corre a cavallo, chiama l'aquila, la quale, sentito il richiamo, parte in volo e deve atterrare sul braccio del cavaliere. O il cavaliere deve mostrare le proprie capacità a cavallo. Ed è questa è la ricompensa al proprio animale, la carne cruda. Ma però l'ambiente naturale è veramente particolare, quindi un viaggio nella zona del Bayan Olghi è bello sia in giugno che a settembre. In tutti i due casi comunque andiamo in quelle zone, andiamo a fare quei trek. E però vi dicevo che è bello partire in aereo ma anche, e tornare in aereo, però anche è bello partire in macchina, perché si può vedere proprio la differenza di ambiente naturale ma anche di popolazione. Per esempio qui noi nei viaggi che facciamo torniamo da un'altra città che è Ulaangom, che è l'ultima città mongola, dove non è una città particolarmente interessante se non che si trova a sud del lago più grande della Mongolia, più grande ma non per quantità d'acqua, come vedremo. E in questa regione è particolarmente importante la coltivazione dell'olivello spinoso, questa pianta che dà queste bacche fondamentali per acquisire vitamine. In Mongolia, dato il clima, la coltivazione è veramente limitata. Questo livello spinoso si adatta alle temperature e all'ambiente mongolo ed è fondamentale. Infatti io lo compro sempre, le bacche, mi preparo il succo che mi congelo ed è un modo, dato che qui di frutta non ce n'è, è il mio modo di acquisire le mie vitamine. Quindi partendo da Ulaangom, da questo posto famoso per la produzione dei succhi e anche prodotti estetici per il livello spinoso, si torna
in macchina fino a, io direi in Mongolia, perché il Baianul lì è poco, in realtà è poco a Mongolia classica, e si fa tutto un attraversamento molto bello. E adesso devo, come faccio? Devo ricondividere il secondo itinerario. Eccolo qua. Vedete? Sì, si vede E bene. allora, quindi, detto il primo raccontato di questi primi viaggi dell'estremo ovest che facciamo sia a giugno che a settembre, uno dei motivi più importanti, almeno uno dei motivi per cui la gente vuole venire in Mongolia, è il Festival del Nadam. Il Festival del Nadam che si tiene nella capitale l'11 e il 12 luglio, e che però si tiene in realtà in tutta la Mongolia in date differenti. Cos'è il Nadam? Il Nadam, voi lo sapete, probabilmente molti che sono stati o vogliono venire in Mongolia, è il festival che è stato, si pensa, creato per festeggiare l'indipendenza della Mongolia dalla Cina nel 1921. In realtà il Nadam è qualcosa di più profondo e più legato alla cultura nomade. Allora, per quasi tutto l'anno, perché tuttora da settembre fino a maggio, metà giugno in realtà, gli animali danno poco latte. Questo latte serve ai piccoli, agli agnellini, alle pecore, per cui non è possibile per i nomadi fare prodotti caseari. Come potete vedere, questi sono yogurt secco. E in realtà soltanto dalla metà di giugno in poi, se ha piovuto abbastanza, l'erba è molto verde, gli animali fanno più latte ed è possibile quindi iniziare a fare i prodotti caseari che serviranno anche, soprattutto sia per la dieta estiva, ma soprattutto per creare quella che è un minimo di commercio, ma anche di alimentazione da conservare poi per l'inverno. Quindi i mongoli da sempre festeggiano questo momento che è il momento in cui gli animali danno più latte. E come lo festeggiano? Con il Nadam, con i giochi virili. Ma più latte vuol dire poter anche fare la bevanda tradizionale mongola, il latte di giumenta fermentato, che viene fatto fermentare attraverso la sbattitura in questa otre fatta di pelle di vacca, ed è possibile gustarselo. Io dico gustarselo perché effettivamente è una bevanda dal sapore particolare, ma non è tranquillamente bevibile, probabilmente non a litri. Quindi il Nadam nasce da una cultura millenaria nomade per festeggiare proprio il momento più importante e anche più intenso di lavoro per i nomadi. E vi stavo dicendo che si festeggia con i tre giochi virili. E noi facciamo un itinerario ad hoc e abbiamo deciso di non vedere il Nadam nella capitale, perché il Nadam nella capitale significa distacco dal concetto di festa, perché si vede la lotta, si vede dallo stadio, la corsa dei cavalli, si vede fuori dalla città, ma sempre a distanza, in un contesto molto, anche se è campagna, comunque urbanizzato. E anche il tiro con l'arco è sempre a distanza. E allora noi decidiamo di vederlo in una piccola, nel capoluogo della regione dell'Omnogov, che si trova qui, dove in realtà è una via, proprio una via di mezzo tra la città e la campagna, quindi si sta a stretto contatto con la gente, in mezzo alla gente, in mezzo alla festa. E questo itinerario, che è dedicato al Nadam, fa vedere gli ambienti naturali più importanti, la steppa e il deserto della Mongolia. In questi viaggi, tutti gli itinerari, non vi farò vedere tutti i luoghi, perché non vi voglio far vedere tutto quello che c'è. Infatti, alcuni luoghi ci saranno, altri no, ma voglio soltanto darvi un'idea delle differenze di ambiente, perché spesso le persone credono che la Mongolia sia tutta piatta, tutta steppa, tutta uguale, cosa che non è. E quindi questo viaggio è incentrato sul Nadam, ma ci sono anche molte cose belle da vedere. È un itinerario così di circa 3.500-3.300 km,
è possibile vedere molte, ma molte cose interessanti. Questo lo vedete più ingrandito l'itinerario, è un anello che parte da Ulaanbaatar, va a nord per vedere il monastero Marbayans Galant, tocca il centro della Mongolia per scendere giù nel deserto e poi tornare su dalla parte orientale del deserto del Gobi. Il motivo, vi parlavo dei tre giochi virili, perché il Nadam, durante il Nadam ci sono questi giochi che rappresentano anche l'età dell'uomo. L'uomo adulto lotta e questa è la lotta mongola. Spesso le donne rimangono affascinate da questi uomini muscolosi con questa miss particolare, proprio perché mi hanno detto che doveva essere veloce, ci sarebbe tantissimo da dire su questa lotta, ma non mi dilungo, dico soltanto che non è una lotta violenta, è una lotta fatta di prese, dove la grossezza fisica è importante, ma è molto più importante la tecnica. Un altro dei giochi virili che tocca sia gli uomini che le donne è il tiro con l'arco, ed è molto bello perché esteticamente, perché tutti hanno l'abito tradizionale, il del, ma hanno il del non quello che si usa in campagna, sporco, usurato, della vita quotidiana, delle fatiche quotidiane, ma il del più bello, quello proprio della festa. Stavo bevendo il caffè. E poi il terzo gioco virile è quello dei bambini che entrano nella società nomade, quello della corsa dei cavalli, dove partecipano sia i bambini che le bambine. E è una corsa dove non vince il bambino, ma vince il cavallo. E le categorie non sono date dall'età del bambino, ma dall'età del cavallo. I cavalli, questi sono stalloni dei 7 anni, però iniziano i cavalli a correre dai 2 agli 8 anni. Poi adesso c'è una nuova categoria che sono gli Yearlings, che sono il sangue misto, perché qualcuno ha fatto il furbo, ha portato i cavalli dalla Russia che sono più grandi e più veloci e li ha fatti incrociare col cavallo mongolo che è più resistente e quindi vincevano le gare. E per fare in modo che questo non avvenga, adesso c'è una categoria a parte di questi mezzo sangue, che per noi, giusto, noi italiani, che siamo tutti mezzi sangue, tre quarti di sangue, è una parola un po' strana, però per i cavalli in questo caso funziona. E questa è proprio la corsa dei cavalli, che è forse probabilmente tra i tre sport quello più amato dei mongoli, perché li riporta al loro ancestrale legame con il cavallo. Infatti è quello veramente dove c'è veramente l'entusiasmo. Questa è la corsa dei cavalli vista dalla cittadina di Dalanzacca, della cosa bella che si può, certo, per la corsa bisogna avere una certa distanza per non disturbare i bambini che stanno correndo, perché ha anche i suoi pericoli, però come vi dicevo, il fatto di vederlo in campagna comporta il fatto di poter stare in mezzo alla gente. E poi durante questo itinerario è molto facile vedere altri Nadam, perché non solo la capitale, non solo i capoluoghi di regione fanno i loro Nadam, ma qualsiasi piccolo sum, quindi qualsiasi piccola cittadina festeggia il proprio Nadam, quindi in un viaggio così vederlo un paio di volte minimo è normale. Però questo viaggio è anche un viaggio che ci porta in un posto molto particolare, salendo verso la strada del ritorno, che si chiama Ichnart, che a me piace molto, perché ti permette di vedere questo complesso di rocce e graniti, che ti permette di vedere le capri di montagna. Questa è una foto presa da lontano, però è la cosa bella è che dormendo qui in tenda è possibile vedere questi animali, ma se ne vedono veramente tanti. Noi facciamo questo la mattina dopo essere arrivati, facciamo questo giro sopra le rocce e se ne vedono in una quantità mostruosa. E non solo questi, spesso si sentono anche i lupi ululare, perché in Mongolia ci sono tanti lupi, quindi è veramente un stretto contatto con la natura. E poi andiamo anche in questo luogo, che per me è uno dei luoghi più belli della Mongolia, almeno a me piace molto, che è Gazdrin Chulu, il luogo delle grandi rocce. È un complesso di 70 km quadrati di rocce granitiche ed è veramente bello perché ti puoi arrampicare, puoi passeggiare in mezzo a queste rocce, ci sono delle caverne, ci sono cose interessanti da vedere,
Qui si passa una bella mezza giornata di attività fisica, salendo, scendendo, vedendo cose, che è veramente molto bella. E con noi, a noi piace dormire, c'è anche un campo turistico attrezzato, volendo, ma a noi piace dormire qua in mezzo, perché capita spesso che quando facciamo il barbecue, facciamo il fuoco, da lontano si vedono gli animali passare, ed è veramente emozionante. Però per farvi vedere proprio la differenza tra un luogo e l'altro, qui siamo sempre nello stesso viaggio, siamo in un lago alpino, siamo a più di 2000 metri, in un lago sacro che si chiama Tertinsagandur, qui ci sono anche i campi turistici, e qui l'ambiente naturale è completamente differente. Quello che vedete, questi cucuzzoli che vedete sotto, sono degli ovò, che poi vi farò vedere che cosa sono, dedicati alla sacralità del lago, perché per i mongoli questo lago è sacro e ci sono tantissime leggende su questo lago particolare. E queste sono le strade della Mongolia, vedete il traffico? È terribile. E questo è l'ambiente, proprio questi sono i tipici colori durante il Festival del Nadam. La Mongolia è proprio al massimo del suo splendore, della sua estate. Infatti, tradizionalmente, dopo il Nadam, per la Mongolia, finisce l'estate. Quindi dopo il 12 luglio l'estate finisce e inizia l'autunno. E in questo viaggio visitiamo anche un luogo fondamentale della storia della Mongolia, Erdenezu. Lo potete vedere qua, è il monastero più antico della Mongolia, del 1576, che è stato fondato dove si trovava la seconda capitale dell'impero mongolo, la famosa Karakorum. Ma questo luogo è, poi ve lo farò vedere in uno dei prossimi viaggi, questo luogo si trova sulla valle del fiume Orkhon, e questo monastero è stato fondato come la capitale per determinati motivi in questa zona. E in questa zona si può vedere uno degli ovò più particolari della Mongolia. L'ovò è questo cumulo di pietre che in realtà è un altare sacrificale alle divinità della natura. E quindi è la profonda l'impronta sciamanica anche in una cultura che poi dal XVII secolo è stata contaminata dal buddismo, contaminata in senso non dispregiativo. Però le reminiscenze e le influenze sciamaniche sono tuttora fortissime. Questo ovo, per esempio, è dedicato agli animali e ai cavalli che hanno corso in Adam, che quando muoiono di vecchiaia, le teste vengono sacrificate a questo altare per fare in Però modo hanno 92 persone collegate. che... Chi è? Liliana? Attenzione ai microfoni. L'ho riconosciuta, questa è Liliana, eh? Quindi questo ovo è veramente particolare e si trova qua. Noi ci andiamo spesso perché è una delle cose, secondo me, più forti da vedere in questa zona. L'importanza e l'amore che hanno i nomadi, che siano di campagna, di città, nomadi o non nomadi, per questi animali. Come per esempio, questo è un luogo che visitiamo tante volte durante il nostro viaggio, anzi, più che visitare, ci stiamo. Questo è il piccolo monastero di Shank, uno dei monasteri più importanti, perché è uno dei monasteri più attivi, soprattutto nell'educazione dei bambini, la maggior parte di loro viene d'estate, e noi siamo gli unici a dormire in questo monastero. Ma non perché facciamo una scelta, abbiamo detto, o veniamo noi, non viene nessuno. No, perché siamo gli unici disposti a pagare come per un campo gher, ma stare in una sistemazione che non è proprio da campo gher. Però è molto bella perché noi in questo modo diamo tutti i soldi a questo monastero e li aiutiamo nella loro attività educativa rispetto per i bambini, quali stanno gratuitamente. Ed è anche a noi il nostro vantaggio, qual è? La poter vedere uno degli aspetti culturali della Mongolia da dentro. Infatti siamo a stretto contatto con loro, possiamo visitare qualsiasi punto, possiamo vedere anche una zona dove la gente non può entrare, possiamo vedere come qui in basso a sinistra la chiamata, la preghiera, e quindi è molto bello perché diamo una mano a loro a continuare le loro attività educative e loro danno una mano a noi a rendere il viaggio più particolare. Quindi abbiamo un vantaggio reciproco
senza disturbarci. E quindi qui vi ho fatto vedere il NADAM, il viaggio del NADAM, ma andiamo avanti. Dove siamo? Dove siamo? 3. Ah, ecco qua. Oddio mio, panico, panico, no, no, non serve il panico, gobi profondo. Vedete? Sì. Allora, questo è il terzo viaggio che noi, il terzo viaggio che vi presento, e meno la terza presentazione dei viaggi, e questa la devo dedicare a Roberto Ive, e merita alcune parole, perché il 25 febbraio Roberto è morto. Lui era triestino ed è stato uno dei primi italiani a venire qui in Mongolia. Lui è venuto la prima volta nell'88 e ha scritto diversi viaggi, diversi libri sulla Mongolia. Lui era, fra virgolette, un concorrente, nel senso, ma io non posso neanche definire un concorrente perché lui era un livello sicuramente superiore al mio. E lui era e quindi anche lui organizzava viaggi che portava lui direttamente da solo, quindi e però era una persona veramente eccezionale che conosceva molto bene questo paese, e quindi questa mia terza presentazione vorrei dedicarla a lui che mi manca. E scusate. Questo viaggio si chiama Gobi Profondo anche perché prende spunto da un suo viaggio dedicato al Gobi, perché è un viaggio tutto dedicato a questo deserto che occupa, come potete vedere, un terzo del territorio della Mongolia, ed è un deserto veramente ricco di cose incredibili. Questo mi piace molto perché dopo aver fatto il trek in montagna a giugno dai Kazaki, poi un viaggio che per i miei standard personali è molto bello, ma anche molto rilassante, perché è un viaggio nella Mongolia, fra virgolette, classica, con il Nadam, quindi è festa. Questo è il primo viaggio che veramente ci mette un po', non in difficoltà, però richiede un minimo di spirito di adattamento, perché è un viaggio tutto dedicato al deserto che noi percorriamo quasi per buona parte partendo da Ulaanbaatar, scendiamo in treno nella parte orientale del deserto del Gobi, attraversiamo tutta la regione del Omnogob. Omnogob significa Gobi del Sud. Questa è la regione più grande della Mongolia, ma anche la più spopolata. Lo attraversiamo tutto, entriamo nella regione di Bayan Khongor, per poi risalire verso Ulaanbaatar. È un viaggio dedicato al Gobi, ma non si vede soltanto il Gobi, perché nel ritorno poi ritorniamo a Karakorin e ritorniamo poi a Shank, che però ci mancano i ragazzi. Quindi noi partiamo da Ulaanbaatar, dopo aver fatto la visita della città si prende il treno. Il treno mongolo è una parte della tratta della linea transmongolica che parte dalla Russia, arriva sul lago Baikal, scende e attraversa la Mongolia per poi andare verso la Cina. E quello che noi percorriamo in treno in realtà è un'antichissima via carovaniera. Questo è uno dei motivi per cui Ulaanbaatar, la capitale, si trova qua. Poi sarebbe, non posso parlarvi di Ulaanbaatar, però sarebbe interessante. Dico soltanto che Ulaanbaatar non è mai stata fondata e non è mai stata fondata dove si trova adesso. Dico solo questo, però devo andare avanti. Quindi questo viaggio è molto bello perché ha una tratta in treno. Il treno mongolo è veramente particolare perché è molto più grande dei nostri treni. Come potete vedere, ha due locomotive che lo devono trainare perché sono treni molto, molto pesanti, infatti vanno molto lentamente. Noi facciamo circa 450 km in questa tratta in treno e si può vedere come cambia l'ambiente. Dalla Mongolia verde si passa alla zona semidesertica. I treni sono veramente comodi, sono delle cuccette molto piacevoli. Noi partiamo tardo pomeriggio e arriviamo di notte, la mattina molto presto, al capoluogo della regione di Dundogov, che significa Gobi centrale, che si chiama Seshand.
Questa cittadina è famosa, uno perché è particolare, perché c'è una parte della città che si è sviluppata di fianco alla ferrovia, poi c'è una grande collina dove ci sono, sopra c'è, ci sono delle costruzioni che però divide una parte della città dall'altra parte della città. Le città in Mongolia non sono particolarmente interessanti in linea generale, tranne alcune per la loro storia, però qui andiamo per andare a visitare un luogo visitatissimo dai mongoli. Questo è il centro, questo è il complesso monastico di Shambhala, che in realtà per i mongoli è Hamarin Hid. Hid significa monastero, Hamarin significa del naso, il monastero del naso. Qui il famoso Dhamsa Rabdja, questo monaco, chiamato il signore del Gobi, questo lama che nasce nel 1803 e muore soltanto nel 1856, fonda nel 1820 questo complesso monastico perché reputa che questo sia un centro energetico. Considerate che il XIII Dalai Lama venne in visita nel 1904 qui in Mongolia proprio per visitare questo centro energetico, come fece anche il famoso Re Rik, perché credevano che qui vi fosse aperta, fosse stata aperta una delle porte di Shambhala. E i mongoli tuttora vengono qua per acquisire energia. Questo è proprio il luogo del centro energetico, ci si sdraia qua. Poi i mongoli a me fanno, a volte fanno sorridere perché fanno, per esempio, acquisire energia significa anche aprire il portafoglio, tirare fuori i soldi e strofinarli su queste rocce in maniera che acquisiscano energia e quindi si moltiplichino. E quindi questa è la prima visita a questo centro dove si può vedere proprio la credenza dei mongoli, la credenza in senso positivo. Fanno tutta una serie di riti dedicati a questo luogo. Questo luogo poi è interessante perché pensate che ci sono perfino dei reperti paleontologici. Qui, per esempio, c'è questa, avete visto, qui siamo in una zona desertica, c'è tutta questa struttura di rocce dove hanno scavato delle caverne dove i monaci che vivevano qua entravano e stavano a meditare, perché questo monastero poi durante le purghe del 37, nel 1937, è stato chiuso e distrutto come molti dei monasteri della Mongolia. In più bisogna aggiungere che questo complesso monastico era molto particolare perché il fondatore, Dhamsa Rabdja, non era dei berretti gialli, non era un gelubpa, era dei berretti rossi ed era un personaggio veramente particolare. Infatti muore relativamente giovane, a 53 anni, probabilmente avvelenato perché era un lama molto innovativo. Questo monastero era un complesso dedicato sia agli uomini che alle donne. Le donne andavano e c'era anche una scuola pubblica per tutti e due, uomini e donne. Questo complesso aveva anche un teatro, infatti perché lui scriveva anche delle commedie a sfondo con una forte critica sociale verso il mondo dei lama e dell'egemonia culturale dei lama. Quindi era un personaggio veramente particolare. E anche infatti tutto il complesso è di per sé molto particolare rispetto agli altri monasteri che si vedono in Mongolia. Poi partiamo da qua, attraversiamo in 2 giorni, attraversiamo da est al centro del deserto e arriviamo in una zona completamente differente. Avete visto quando parlavamo della zona kazaka, gli altai degradano nel deserto del Gobi, però degradano e dove arriviamo qua siamo a 2000 metri in mezzo al deserto del Gobi. Dove c'è ancora, qui siamo sempre a luglio, c'è ghiaccio, perché qui siamo alla famosa Jolly Alma, la valle del Gipeto, che questo uccello della famiglia degli avvoltoi. E qui è facile, qui cambia completamente l'ambiente naturale, per poi passare da qui a questa piccola palese che si chiama Bayanzaga, qui la faccio velocemente perché questa palese è molto importante per i primi ritrovamenti paleontologici degli anni 20 da parte di Roy Chapman, soprattutto per quello che erano le uova. Ma noi andiamo avanti per
perché qui siamo da est, stiamo andando verso ovest. Arriviamo qui alle famose dune di sabbia di Congaree Mills, le dune che suonano. Questa è una striscia di dune che corre per un centinaio di chilometri da nord-ovest a sud-est, perché segue l'andamento, si trova fra due catene degli Altai, si trova proprio in mezzo. Ed è molto particolare perché, come potete vedere, sotto le dune scorre il fiume Congor, ed è un terreno veramente, c'è cioè proprio una striscia verde dove in giugno è facile vedere i gigli selvatici fioriti. Ma questo è l'ultimo, fra virgolette, luogo di civiltà, perché noi da qui partiamo. E dobbiamo essere indipendenti di benzina, acqua e viveri, perché affrontiamo quello che io chiamo il profondo Gobi. Qui siamo ancora, qui ci sono ancora i campi Ger, ci facciamo l'ultima doccia, ma da qui in poi non c'è, l'antropizzazione è molto limitata e attraversiamo, e quindi noi queste dune le attraversiamo e ci passiamo in mezzo per andare verso il deserto, quello vero, dove non c'è acqua, non ci sono campi, non c'è umanità, ma per raggiungere un altro dei luoghi più belli dove mi manca molto andarci. Questo è uno dei punti più difficili da raggiungere, chi è stato con me, soprattutto le prime volte, se lo ricorda come è complicato, ma è anche uno dei punti più belli che vale sia questo viaggio profondo Gobi che quello che piste sconosciute. Questo canyon si chiama Kermenshav. Qui è uno dei luoghi più importanti per i trovamenti paleontologici, soprattutto di tarbosauri, che sono i parenti asiatici del Tyrannosaurus Rex. Sotto, a destra, potete vedere le uova di dinosauro. Prima sono passato velocemente da Bayanzaga, che è uno dei luoghi più famosi, più conosciuti della Mongolia, ma perché in questo caso chi viene a Kermenshav dopo che Bayanzaghe diventa secondario perché è molto più piccolo, anche se la struttura è simile. Questa è un'arenaria rossa con stratificazioni di milioni di anni ed è un luogo veramente eccezionale perché c'è chi dice 10, chi dice 15 km di lunghezza di questo canyon, che è un luogo veramente primordiale. A noi piace, noi arriviamo nel tardo pomeriggio tendenzialmente. E la mattina dopo è tutta dedicata all'esplorazione solitaria, ognuno si muove per i fatti suoi, perché è bello perdersi in questo luogo. Perdersi non è possibile perché è un canyon, quindi puoi andare avanti e poi noi mettiamo le macchine in maniera visibile, ma è un luogo eccezionale perché sotto si trovano canneti, si trovano queste piante di cui vi parlerò dopo, le sahual, queste stratificazioni, resti paleontologici. Kermenshav è un po' la summa dei luoghi più belli del deserto del Gobi, che si concentrano tutti in questo luogo irraggiungibile. E se io conosco questo luogo, devo ringraziare anche, soprattutto, Roberto. Questa foto non è per mostrare me giovane coi capelli, ma per farvi vedere la grandezza di questo canyon, cioè l'ampiezza e la lunghezza, è veramente bellissimo. Come sono bellissimi i tramonti. Tramonti qua sono fra i più belli della Mongolia. Infatti questo tramonto è preso qua. Lasciato il canyon di Kermenshav, a noi ci siamo spostati da est a ovest, iniziamo la salita verso nord e a 50 km in linea d'aria, in realtà 3-4 ore di macchina nel deserto del Gobi, si possono raggiungere anche i 40-45 gradi, ma sono secchi. Ci attraversiamo e ci perdiamo in questa oasi, in mezzo a un deserto dove non c'è assolutamente nulla, ma neanche una pianta. Sotto, affacciandoci sotto, si vede questo fiume che passa con i canneti dove pascono delle mucche selvatiche. Mucche selvatiche, poi ho scoperto la storia. Queste mucche sono scappate dalle famiglie che sono più vicine cercando l'acqua. Famiglie più vicine significa almeno 80 km. Cercavano l'acqua e sono rimaste qua e vivono qua in questa oasi. Ed è veramente il contrasto è fortissimo con l'attorno, come potete vedere. Questo è l'attorno all'oasi. E
continuiamo il percorso verso nord perché dobbiamo raggiungere gli Altai, perché come faremo spesso nei viaggi, noi passiamo, attraversiamo gli Altai da sud a nord o da nord a sud, e piano piano l'ambiente cambia, iniziano a vedersi alle pendici degli Altai queste antiche acace, e qui l'ambiente è diverso. E arriviamo in un luogo particolare che si chiama Bayan Gob. Gob è Gobi. Bayan significa ricco Gobi, perché in realtà, tolta questa foto, la zona attorno al paesino dove ci fermiamo è molto verde, perché ci sono delle sorgenti dovute alla presenza delle montagne. E quindi questo luogo, essendo più basso, c'è la deriva dell'acqua che poi torna su, e quindi il luogo è molto verde. E qui, dopo aver fatto 4 giorni di tenda, potersi fare una doccia, avere l'acqua è veramente un piacere. E qui lo usiamo come base per visitare uno dei luoghi più interessanti, che si chiama Bichihad. È questa valle dove si possono vedere questi antichissimi, siamo qui, parliamo ancora dell'età del bronzo, quindi fra 10.000 e 2.000 anni fa, dipende poi, perché poi l'età del bronzo in Mongolia è diversa da quella occidentale. Possiamo vedere questi bellissimi graffiti rupestri. La cosa bella è che bisogna arrampicarsi, ma niente di particolarmente, però, per cercarli. Sono veramente belli, in contrasto a quello che abbiamo visto prima. Ma continuiamo ad andare verso nord, e tornando verso nord-est, per tornare verso la capitale, passiamo anche da questo luogo veramente antico. Qui la presenza umana è molto più antica, si parla di 40.000 anni fa, e questa si chiama Tsagan Agui. Tsagan significa bianco, Agui, oddio, mi manca la parola italiana, cave, grotta. E questa è una grotta, si chiama Tsagan perché tutte le pareti interne sono calcite, quindi un quarzo con questo calcio, e quindi bianche, queste pietre bianche. E la cosa interessante è entrare e accendere un fuoco dentro, vedi tutte le pareti brillare e ti rendi conto perché gli uomini venissero qua, ma ti rendi conto anche il perché questo luogo è stato frequentato ma non abitato. Pensate che ho trovato quello che è uno studio fatto nel 2021 da dei polacchi che hanno scavato di nuovo qua, e hanno confermato che questo luogo era frequentato ma non abitato, perché non ci sono per esempio resti di cibo, ma ci sono resti di presenza umana. E quindi probabilmente era un luogo di culti religiosi. Quindi è veramente bello. E qui stiamo per, dopo Tsagan Agui, continuiamo ad andare verso nord-est, per tornare verso quella che è la Mongolia un po' più verde e tornare verso la capitale, per vedere poi di nuovo Shang e Karakorin. E andiamo avanti quindi col prossimo viaggio, 4, che in realtà devo riattivare. Questo dovrei imparare a farlo. Ecco, confermate che si vede? Sì. Sì. Ecco, queste in realtà sono 3 viaggi insieme, nel senso presento questi 3 viaggi perché sono molto simili. Sono, come dire, la Mongolia più classica e una versione più semplice. In Mongolia ci vuole sempre molto adattamento, perché i servizi non sono come quelli che uno può trovare in altri paesi, però qui si dorme sempre in campi turistici attrezzati, si dorme comunque sempre a Shang, essendo gli itinerari simili, li ho messi insieme. Per esempio, conoscere la Mongolia e i vasti deserti del Gobi, l'itinerario è simile in periodi diversi, quindi li ho messi insieme. Ma potete vedere, questo itinerario tocca 2 degli ambienti della Mongolia più importanti, il deserto del Gobi e la Mongolia centrale di steppa. E quest'altro viaggio è molto simile, però si allunga fino alle zone subartiche del lago Huzgul. Questi viaggi sono, i viaggi che vi ho fatto vedere sono guidati direttamente da me, invece questi sono guidati da Soko, la nostra socia
più giovane, sa che è una guida che parla, è socia della cooperativa e anche guida che parla italiano, e lei guida questi viaggi. Questi viaggi hanno dei punti centrali. Molti luoghi l'avete visti, e poi non vi voglio parlare dei luoghi, di tutto quello che vedrete, però quelli che sono, secondo me, le cose più interessanti. Poi tanto gli itinerari li potete vedere. Prima cosa, di questi viaggi, un punto forte e interessante è la valle del fiume Orkhon. L'Orkhon è un fiume lungo 1124 km, e la valle che fa nella Mongolia centrale è importantissima perché è un'area patrimonio naturalistico dell'UNESCO dal 2004, ma è il luogo dove qui in questa valle si sono formati gli imperi più importanti della storia dei mongoli. Tutti gli imperi pre-mongoli e anche l'impero mongolo hanno avuto il centro in questa valle. Karakorin si trova alla fine di questa valle. Karakorin e l'antica Karakorum si trovava al nord di questa valle, all'ingresso di questa valle. La capitale dei turchi si trovava qua, Harbalgas, la capitale degli Uigur che arrivano dopo i turchi, si trovava qua. Qui abbiamo presenze umane e spesso li porto i turisti a vedere le selci lavorate, che se ancora si possono trovare, ci sono questi siti. Presenze umane di più di 40.000 anni fa. È veramente importante. Ma perché questa valle è così importante? Ma per un motivo molto semplice: è una valle particolarmente verde e quindi è nomadizzabile. Gli animali devono fare quello che devono fare, ingrassare e stare bene. Quindi qui è un motivo per cui la presenza umana e il patrimonio nomade è presentissimo. E infatti qui è il luogo dove si possono vedere più animali, ma anche scenicamente molto bello. E all'interno ci sono anche luoghi paesaggistici interessantissimi. Ad esempio, come questa cascata del fiume Tutkalan. Qui siamo nella valle del fiume Orkhon, ma questo è un altro fiume, un affluente del fiume Orkhon in realtà. Questa è una cascatina, in realtà sono 16 km, ma la cosa bella è che si arriva in macchina tutto piatto in questa valle, che mi sono dimenticato di dirvelo, che è un'antica valle vulcanica, quindi si percorre in mezzo a rocce vulcaniche, in mezzo a rocce nere. Si arriva qua e tu la cascata non la vedi, cammini e inizi a sentirla e te la trovi sotto perché tu sei sopra. Perché tutta il fiume si è scavato, nei millenni si è scavato il letto in queste rocce, in questa grande spianata vulcanica. Questo è un altro motivo per cui è particolarmente verde. E questa cascata la vedete così, ma la potete anche vedere così d'inverno. Come vedete, d'inverno il cielo è azzurrissimo. E la presenza umana è molto antica, ma è anche relativamente recente. Come in questo caso, qui si trova uno dei luoghi più carini della Mongolia, secondo me, l'eremo di Tuvkhun. Questo eremo è stato fondato nel 1648 ed è un luogo molto bello perché lo si raggiunge salendo a piedi. Si trova proprio in alto, su questa montagna, a circa 2200 metri. Una passeggiata di un'ora e mezza in mezzo al bosco per vedere questo piccolo complesso monastico e godere del paesaggio attorno. Qui siamo nelle pendici orientali della seconda catena montuosa della Mongolia. Avevo parlato degli Altai, qui siamo sui Tangai. E su queste pendici orientali proprio si trova questo piccolo monastero. Ma perché il monastero è stato messo qua? Perché questo è un luogo ancora più antico, di venerazione sciamanica. Le montagne per gli sciamani spesso sono dei punti di contatto con l'Eterno Cielo Azzurro, con il Tengger. E quindi la presenza sciamanica era molto forte. Quando il buddismo
arriva nel XVII secolo deve confrontarsi e integrare lo sciamanesimo. E lo fa anche occupando i posti, ma questo lo sappiamo benissimo perché il cristianesimo ha fatto la stessa cosa a Roma e in tutto il mondo romanizzato. E quindi sopra questo monastero in realtà c'è questa cima che è venerata dagli sciamani e anche dagli sciamani uomini, perché in questa cima possono salire solo gli uomini. Questa si trova poco sopra, tra i 50 metri sopra il monastero. Ma non è che è precluso alle donne per qualche motivo, perché le donne sono impure, no, perché è un po' faticoso salire, ma soprattutto i mongoli dicono che è l'uomo che deve espiare le proprie colpe verso le donne, quindi l'uomo deve fare la fatica di salire, la donna no. Quindi la donna è vietata, all'uomo no. Considerate che in Mongolia ci sono luoghi vietati agli uomini e alle donne no, quindi non è una discriminazione totale, ma solo per alcuni luoghi e per altri no. E questo è il paesaggio che si vede da qua sopra, un paesaggio completamente diverso se considerate il viaggio che avete visto prima. Gobi profondo, qui cambia totalmente. Fiori, qui ad esempio questa è una distesa di Tarassaco. Questo luogo è profondamente legato alla prima guida spirituale dei mongoli, che si chiama Zanabazar. Zanabazar nasce nel 1635 e fonda questo monastero quando aveva soltanto 13 anni. La cosa interessante, esistono, è un po' come il nostro padre Pio, sono tutte le leggende sui miracoli che ha fatto. Lui appena nato parlava già tibetano, una vita particolare, ma soprattutto lo si può vedere in questa tanca centrale, che era calvo, quindi è stato parente mio di Stefano. Ma adesso Stefano mi starà odiando, ma tanto non può dire niente perché parlo io al microfono spento. Ma soprattutto è stato un grandissimo artista, perché avendo studiato in Tibet ha acquisito anche l'arte della scultura bronzea e quindi faceva queste statue veramente belle che hanno un valore inestimabile. Ma collegato a lui e sempre presente in questo viaggio si ha un altro luogo veramente bello che si trova a nord, è il monastero di Amar Bayan Sgalanta. Questo monastero è stato costruito tra il 1727 e il 1736. Si trova nel nord della Mongolia e qui nel 1779 sono state portate le spoglie di Zanabazar. Perché proprio qua nel nord della Mongolia, poi non posso dilungarmi troppo, questo però vi dico soltanto che era al di fuori del luogo da cui Zanabazar era, da cui, in cui era nato, in cui suo padre, capo di una grande, di uno stato, di un grande, aveva la propria influenza. Perché? E qui è collegato anche alla città di Ulaanbaatar. La città di Ulaanbaatar non è stata mai fondata, non è stata fondata dove si trova adesso. In realtà la città di Ulaanbaatar era il campo nomade di Zanabazar, cioè tutti i possedimenti, gli armenti di Zanabazar, della prima guida spirituale che gli erano stati dati per poter fare il proprio lavoro, avere la propria ricchezza, gli animali si dovevano muovere, spostare, e dove si spostavano gli armenti poi si spostava anche lui. E quindi poi dove si trovava in quel momento lì riceveva i propri ospiti. Però in quel momento storico, verso la fine del 600, la Mongolia era dilaniata da delle guerre interne tra i mongoli, l'etnia principale che lo è tuttora, i Khalkh, con gli Oriat, che sono i mongoli occidentali, gli Oriat, da cui poi una parte diventeranno anche i Kalmukki, che sono i buddisti europei. E quindi Zanabazar in realtà nel momento della propria morte, sì, che avviene nel 1723, si trovava a Pechino perché per farsi difendere dall'imperatore mancese. Però il campo con tutta la corte si trovava in questo punto e quindi in questo punto che verrà fondato poi dopo la sua morte il monastero di Amar Bayan Sgalant, che significa il luogo dell'eterna pace. Questo monastero è veramente particolare perché
è in puro stile mancese, quindi si trova i templi si trovano su un asse sud-nord, a differenza per esempio di Erdenezu, che essendo di stile tibetano è su un asse est-ovest, e qui lo potete vedere per esempio anche d'inverno, e si può proprio vedere come è situato, come si è posizionato. Infatti si trova a nord di questa lunga valle e la controlla. Questo monastero, adesso noi ne vediamo soltanto una piccola parte centrale, un tempo, al momento del suo massimo splendore, erano stati costruiti più di 100 templi, e qui erano state traslate le spoglie, che poi sono andate perdute durante le purghe. E dietro al monastero hanno anche costruito, ad esempio, questo stupa di stile nepalese. Però adesso spostiamoci in un altro luogo importantissimo. Questa foto l'ha fatta Stefano durante il suo ultimo viaggio, un altro luogo molto importante di questi viaggi è il lago Hufsgul. Il lago Hufsgul si trova a nord della Mongolia ed è il quarto lago più importante per grandezza dell'Asia. È il lago, non è il lago più grande della Mongolia, però è il lago con la maggiore quantità di acqua. Voi pensate che è lungo 136 chilometri e nella parte più larga è 26 chilometri ed è collegato probabilmente al lago Baikal che si trova qua sopra. Questo è il lago con la, avevo già detto, che ha più acqua, e la cosa anche interessante è che ha quasi 100 immissari e ha un solo emissario. E questo lago è anche reputato fra i più antichi al mondo, e questo è un luogo per noi che viviamo in Mongolia, in realtà è anche un luogo dove si mangia molto bene, perché qui trovi i vari frutti di bosco, fanno delle ottime marmellate, hanno gli yak, quindi ottimi prodotti caseari, e quindi i mongoli vengono molto spesso qui in vacanza, ed è veramente, come paesaggisticamente, molto bello. E lo vedete anche d'inverno. L'acqua, e qui è facile pescare temoli, trote, lucci, infatti è possibile anche tramite, tenendo una licenza temporanea, venire a pescare, molti lo fanno perché veramente è molto bello. Poi è anche il lago è anche costeggiato nella parte occidentale dai monti Saridag, la cui cima più alta è quasi 3500 metri. Qui il clima è subartico, quindi qui in questo fa sempre abbastanza freddo. In estate no, però in estate è più facile. Questo è uno dei luoghi dove è più facile. Qui ci si fanno 2 giorni di solito, un giorno, mezza giornata piove. E guardate com'è limpida l'acqua. E è talmente freddo d'inverno che ci puoi passare sopra con la macchina. O ci puoi fare un bar all'aperto. Qui è facile vedere anche i Zatan, di cui parleremo dopo, spostarsi per venire a farsi fotografare dai turisti. È un modo che hanno, qui Zatan sono allevatori di renne, è un modo che hanno per riuscire a fare dei soldi col turismo. Sono poche famiglie che si spostano qua sotto sul lago, in realtà loro sono spostati oltre le montagne, oltre i monti Saridak, più a nord-ovest. E qui è uno dei luoghi dove è facile poter fare incetta di stelle alpine asiatiche. Però vi ho fatto vedere luoghi soprattutto verdi, ma non è mica solo questo. Questo viaggio ti permette di vedere sia luoghi del nord della Mongolia più verde, ma anche il deserto del Gobi, e vedere delle cose molto particolari come questo che si chiama Sagan Subrag, sono antichi calanchi di arenaria di stratificazioni calcaree, molto interessanti, molto belli, perché è ricchissimo di colori. Pensate che questa è la parte più ampia, sono 400 metri e raggiunge i 50 metri di altezza. E qui è bello, noi ci piace scendere e risalire vedendolo dal basso, perché dico sempre, se non ti letti le dita, godi solo a metà. Spesso le guide non hanno voglia di scendere e salire, di fare le foto dall'alto e se ne vanno. In realtà questo è un luogo da gustarsi la mattina, perché qui è la mattina che è illuminato, la sera e il pomeriggio no.
come anche in questo viaggio chi non può venire o non vuole venire a vedere Gobi Profondo, il viaggio Gobi Profondo, piste sconosciute, può venire a Bayanzag e avere un'idea dell'antichità del deserto del Gobi. Bayanzag, prima l'ho passato velocemente perché ho detto, se uno viene a Kermanzab, Bayanzag è veramente piccola. In realtà è un luogo fondamentale per la paleontologia. E a Bayanzag l'uomo ha scoperto che i dinosauri erano ovipari. Qui sono state trovate le prime uova di dinosauro. E quindi è un luogo veramente bello. Però attenzione, Bayanzag, Bayan Gobi. Bayan significa, è un aggettivo, significa ricco, e si usa molto spesso nei toponimi in Mongolia, perché tutti i nomi spesso sono di buon augurio. Zag non c'entra niente con questa falesia di arenaria, ma c'entra con questa pianta. La Zag è la Sahual, è questa pianta particolare, perché sotto la falesia c'è una foresta di queste piante che sono la vera ricchezza del Gobi. Perché questa pianta dà da mangiare ai cammelli e dà la legna da ardere per l'inverno, e sotto c'è un'enorme distesa di queste piante che va visitata perché è veramente interessante. Non mi posso dilungare su queste piante perché veramente si perderebbe tanto tempo, però per l'economia del Gobi e l'importanza è importantissima per l'ecosistema del Gobi. E perché diminuisce molto la desertificazione e la salinità del territorio. Quindi, infatti, chi viene a Bayanzak vedrà che ci sono degli enormi, ma veramente enormi, enormi zone recintate dove hanno reinserito, hanno ripiantato queste piante per diminuire la desertificazione. Voi pensate che quando Roy Chapman, negli anni 20, venne in questa zona, che era veramente isolata all'epoca, adesso ci si arriva facilmente, i cammelli si perdevano in questa foresta di piante, perché possono raggiungere anche i 2,5 metri di altezza. E qui in questo viaggio si ritorna anche a vedere le dune di Congoryn Hills, e ce le si gusta moltissimo perché sono veramente belle. A noi piace non andare nella parte più alta perché tanta fatica è inutile. Ci piace andare nella parte più verde perché sembra di avere un tappeto come si chiama quello sport? Non mi viene in mente. È proprio un tappeto verde dove pascono i cavalli, le mucche, e di fianco c'hai le dune. Poi i tramonti sono veramente belli, come anche gli arcobaleni che puoi vedere qui in Mongolia, sono incredibili, oltre per la bellezza, ma per l'estensione. Io questa foto l'ho fatta con il telefono, un vecchio Samsung, e sono riuscito a prendere tutto il tramonto. E adesso, se faccio così, rimango sempre visibile per tutti? Sì. Ah, allora non vedo Sì. neanche. E adesso andiamo. Ah, sì, se apro la stessa, però. No, ho aperto quella vecchia. Sono ancora? Sei riuscito dalla Arrivo presentazione. subito. Arrivo subito. Signori, manca poco, eh? Dov'è? Resistiamo. Allora, questo è. Vedete? Sì, adesso sì. Ecco, questo è per me il nostro viaggio più bello, perché è il risultato di più di 20 anni da parte mia, del mio socio Ghirè, dell'esplorazione del territorio. Ed è bello perché è veramente ricco di tutto e di più. Un viaggio di 20 giorni, per almeno 10 giorni, 15 giorni, di altri turisti non se ne vedono, ma non perché in Mongolia ce ne siano tanti e né che mi diano fastidio i turisti, ma perché abbiamo scelto luoghi poco visitati, ma perché sono difficilmente raggiungibili, non perché non siano belli. Quindi a me piace veramente molto. È un viaggio impegnativo, sono 7 notti di tenda per 4.000 km, ma è veramente bello, bello. Qui potete vedere, andiamo giù nel deserto per poi risalire e scendiamo giù nel deserto dal punto 2 al punto 4, attraversiamo gli Altai da nord a sud, andiamo tutto a sud, entriamo in una zona protetta dove ci vogliono dei permessi speciali, poi
costeggiamo gli altai, rimanendo però sotto gli altai, fino al punto 10, per poi risalire dal 10 al 12, risaliamo e riattraversiamo gli altai più a ovest, andiamo più a nord e andiamo nell'altra catena montuosa dei Kangé. E poi da qui torniamo da nord, nella Mongolia centrale, in un pezzo che poi si fa anche nel viaggio tornando dalla zona dei Kazaki. E questo è per me uno dei viaggi più belli. Prima cosa perché andiamo a visitare, per esempio, attraversiamo questa montagna. Questo è l'Ik Bogdul, una delle montagne più sacre. In Mongolia ci sono 8 montagne sacre. L'Ik Bogdul, Ik significa grande, Bogd, santo, Ol, montagna. Queste sono delle montagne nel grande santo. Di fianco c'è il piccolo santo. E la cima più alta è quasi 4.000 metri. Ed è la montagna più alta degli Altai del Gobi. Ed è qui noi arriviamo sotto le pendici orientali, mettiamo il primo campo tendato, e poi saliamo sopra questa montagna in macchina e andiamo sull'altopiano. Questa è una zona anche particolare per il nomadismo, perché questa è la salita, quindi entriamo proprio dentro la montagna e ci saliamo. E in particolare per il nomadismo, perché i nomadi che stanno sotto in una zona semidesertica in estate salgono qua sopra e mettono i propri animali sopra, perché qui sopra è molto verde. Qui siamo sopra la montagna ed è interessante anche perché è sacra per i mongoli, ma è stata anche anticamente. Qua sopra c'è un antico kurgan, questo cumulo funerario enorme che si trova in alto. Ed è veramente particolare come si trovano anche dei graffiti rupestri, tutto qua sopra. Ed è veramente bello perché qua sopra si passa dalla zona desertica a una zona verde dove i nomadi pascono con gli animali, come potete vedere, e stiamo sotto la cime innevate. Infatti a me veramente... E poi lo attraversiamo, quindi saliamo da ovest, da est, saliamo sopra e scendiamo giù nella stessa Bayan Gob dove siamo stati con il viaggio Piste Sconosciute e riandiamo a vedere i graffiti rupestri. Questo sono io con la mia piccola musa, che è la figlia di Girle, che ogni tanto qualche parente gli piace venire in viaggio con noi. E da qui, quindi da Bayan Gob, scendiamo tutto a sud e rientriamo nel deserto quello vero. Quindi passiamo dagli Armenti in un giorno di viaggio, in realtà è di più perché ci fermiamo in quella zona di Bayan Gob, scendiamo nel deserto vero, dove non c'è più nessuno, per arrivare di nuovo a Kermensav, dove noi mettiamo il nostro campo. Kermensav è talmente bello che almeno 2 volte ogni estate bisogna andarci, perché io non ne posso fare a meno. E questo prima non ve l'ho fatta vedere, questo è uno dei punti più spettacolari, perché qui sembra quasi una sfinge, ed è tutto fatto, è stato il tempo e il vento che ha scavato. Mi sono dimenticato di dirvi, l'Ik Bogdul è chiamata anche la vedetta, perché da quella montagna, quindi anche da Kermensab, la montagna l'Ik Bogdul si vede, e siamo a più di 400 km in linea d'aria. Ed è possibile vedere la montagna totalmente terza. Vedete, tutto dietro questa sfinge che da a nord, da verso gli Altai, in lontananza si intravedono gli Altai. E da Kermensav ci spostiamo tutto a occidente, per 120 km su un'antica via carovaniera. Questa foto è una delle due foto mie, perché io poi non fotografo mai. Questa foto l'ho fatta, mi sembra, ai primi anni 2000 di questo nomade, che si spostava in quella zona per arrivare in una oasi particolare al confine con la Cina, l'oasi di Helkingol. Questa oasi è importante anche storicamente, ha una storia particolare, perché è stata sfruttata inizialmente dai cinesi e ci coltivavano l'oppio. I cinesi sono stati poi sterminati da un monaco mongolo con un suo piccolo esercito nell'Ottocento. Poi i russi l'hanno molto sviluppata per la cultura dei vegetali. Infatti, dopo 2 giorni di deserto profondo,
arriviamo qua e ci si può fare un bagno in questo lago che è pulitissimo, circondato da queste tamerice. Si possono, qui in questa oggi si possono mangiare i pomodori, i cetrioli, i meloni. Voi direte cose abbastanza normali per voi, ma per noi non lo sono assolutamente, soprattutto durante un viaggio in Mongolia. Potersi mangiare un'insalata di pomodori è veramente un grande piacere. E da qui poi andiamo giù nell'area strettamente protetta, avremo bisogno dei permessi per cercare di vedere degli animali particolari, come per esempio in alto a sinistra l'asino selvatico, l'ermione. In alto a destra l'antilope saiga, questa antilope con questo nasone, sono tutti animali protetti e sfortunatamente anche in via di estinzione, sono perché il loro habitat è stato molto limitato alla presenza umana non solo in Mongolia. L'antilope saiga è molto carina con questo nasone che mi ricorda Alf, perché utilizza questo naso per riscaldare l'aria. E sotto potete vedere il cammello selvatico, il cammello bactriano originale, non addomesticato. Questa è una giornata dedicata alla ricerca di questi animali. E poi da qui si ripercorre il deserto verso ovest e si arriva o non si arriva mai, perché questa montagna sacra, un'altra montagna, questa, qui ve ne vedi, in questo viaggio ne vediamo tre di montagne sacre, delle otto più importanti. Lik Bok Dul, questa è una montagna che iniziamo a vedere la mattina, verso sera del giorno prima, ma ci arriviamo nel pomeriggio del giorno dopo. Questa è la montagna, una delle montagne più sacre, si chiama Ejch Harhan Ul, la montagna madre sacra. Si chiama madre per la sua storia, ma è eccezionale perché io la definirei l'highest rock della Mongolia, perché in questa enorme pianura, che dista un 50 km dagli Altai, dalle montagne. Questa nuova pianura c'è solo questa. E la cosa è, pensate, che è talmente sacra che per rispetto il nome non si pronuncia. Arrivare, se tu la vedi, se non ci arrivi mai, anche quando sei sotto, per riuscire ad arrivarci è veramente complicato perché è tutta una zona di sabbia, fango. Sembra quasi che ti metta sempre alla prova per non farti arrivare, le macchine si infangono, finiscono nell'acqua, è una fatica, infatti la si vede dal tardo pomeriggio del giorno prima, ma ci si arriva nel tardo pomeriggio del giorno dopo, però quando ci si arriva nei luoghi più incredibili della Mongolia, infatti questo complesso è un antico monolite di granito consumato dal tempo e dal vento, che crea, noi infatti la mattina dopo abbiamo tutta la mattina per visitarlo e si vedono le cose come la natura e il vento abbiano lavorato questa montagna. Per esempio, questo è chiamato, sono chiamato il palco, un anfiteatro dove ci si potrebbe in teoria sedere per vedere uno spettacolo tutto lavorato dal vento. Queste rocce, ci sono delle rocce a forma di elefante, rocce a forma di colombo, delle rocce che ricordano le laringi che sono venerate contro le malattie. È una cosa incredibile questa montagna, come per esempio queste enormi vasche di acqua, dove è acqua sacra, quindi in teoria non ci si può fare il bagno. È veramente un luogo eccezionale, con questo granito che si sgretola da quanto è antico. E da qui poi si ritorna verso nord, verso gli Altai. Pensate che si parte il pomeriggio e ci sono da fare circa 100 km. Questa montagna, la cima è 1300 metri perché è molto in basso. Ah, una cosa particolare, questa montagna si trova proprio esattamente sul 45° parallelo. Dalla montagna si vede proprio, guardando verso nord, si vede proprio la catena degli Altai che c'è davanti e si vede proprio una stradina, un sentiero, questo qua, che sale proprio in verticale. Effettivamente noi nel pomeriggio facciamo meno di 100 km per risalire sopra gli Altai, pesantemente risalire, per finire su questo enorme altipiano dove siamo su 2004, quindi si passa dai 1000 ai 1004 di dislivello, perché dobbiamo raggiungere la cittadina di Altai. Dopo 7 giorni
di quasi completa indipendenza e raggiungiamo il capoluogo della regione del Gobi Altai. Il Gobi Altai si chiama così perché siamo nel Gobi ma è attraversato dagli Altai. La cittadina di per sé non è bellissima o praticamente interessante, però dopo 7 giorni di tenda, dormire in un letto e farsi una doccia non ha prezzo. Dal Tai si va ancora più a nord e si raggiunge la cittadina di, qui ancora al Tai, scusate, si raggiunge la cittadina di Uliaste. Uliaste è particolare perché ha un suo centro storico, perché era uno dei 2 avamposti mancesi creati nel XVIII secolo per bloccare i mongoli occidentali. Infatti, se guardate dell'avamposto mancese rimane ben poco. Questi sono 2 nuclei, questo è l'antico nucleo urbano, invece questo è quello nuovo, tra virgolette, industriale. Ma una cosa interessante di Uliaste, oltre che si può mangiare il pesce fritto, ma si può mangiare ed è un piacere, perché in Mongolia anche il pesce non si mangia di solito, questi sono eucalipti che sono stati piantati dai mancesi. L'eucalipto l'ho scoperto accompagnando un viaggio in Etiopia, è una pianta che cresce molto velocemente, per questo i mancesi l'avevano piantata. Ma Uliaste è la nostra base per andare a vedere un'altra montagna sacra. Infatti da Uliaste la mattina dopo si costeggia il fiume omonimo, fiume Uliaste, in questa natura bellissima, per raggiungere, io ho detto 3 cime sacre, no, ho detto il Poptud, se questa è la terza cima, qui costeggiamo il fiume Uliaste per andare a vedere un'altra cima sacra, il Otton Tenger, 4.000 metri di cima sacra. Anche questa è stata scalata la prima volta, non italiano, nel 1991. E questa è la montagna più alta della catena dei Kangè. Non so se vi ricordate l'eremo di Tufun che si trovava a 2000 metri nella parte orientale dei Kangè. Dalla parte opposta di questo massiccio, questa catena montuosa larga, c'è questa montagna, l'Otton Tenger. L'Otton Tenger è una montagna sacra, quindi non è scalabile per noi, il permesso non ne danno più, e noi possiamo salire sulla cima che è di fronte, questa Dayanul, si fa questa passeggiata per salire qua sopra, e questa montagna è altrettanto sacra perché è il luogo di venerazione dell'Otton Tenger. Infatti qua sopra ci sono degli altari e anche questa struttura granitica sul cocucciolo naturale è diventato in realtà l'altare per l'Otton Tenger. L'area è veramente molto bella, e quando siamo partiti da Altai abbiamo raggiunto Uliaste, l'ambiente naturale cambia dalla zona desertica e semidesertica di Altai, passiamo alla foresta stepposa, come avete visto, e quindi qui ci sono, questo è il lago che si trova sotto la cima sacra, che si chiama Lago Azzurro, come molti laghi in Mongolia. E qui iniziamo a vedere gli yak. Qui ci sono tantissimi yak, qui è possibile mangiare, se ne avete voglia, le marmotte. Questo è fine, siamo nella seconda metà di agosto, quindi è il momento giusto perché sono belle grasse. E qui poi da Uliaste si prende tutto a est si inizia a tornare verso da ovest a est verso Ulaanbaatar nella Mongolia centrale, e quindi qui si attraversa per esempio zone vulcaniche, questo è il fiume Chulut, e si passa anche per questa cittadina che si chiama Tsetserleg. Tsetserleg significa giardino, e forse è esteticamente la città più carina della Mongolia, ma anche una particolarità. Se guardate questo massiccio che c'è nel centro della cittadina, qui tutta quest'area era un antico monastero che poi è stato distrutto, però tutta la struttura della città in realtà riprende la struttura dell'antico monastero. I monasteri non erano luoghi isolati come possiamo pensare noi in Mongolia, ma erano luoghi fondamentali anche per i commerci, si trovavano sopra vie carovaniere,
per cui erano luoghi anche di interesse economico. Quindi attorno a tutta quest'area dove c'era il monastero c'erano tutte delle gher, dei mercanti, c'erano dei caravanserragli, e la struttura antica comunque in parte è rimasta nella cittadina, che è tutta rivolta attorno al centro, che è questo antico, è quello che resta dell'antico monastero, e questo massiccio dove ci sono poi delle antiche iscrizioni. Ma noi ci fermiamo qua per un altro motivo ben più importante, che sono questa regione, proprio perché è molto verde, è ricchissima di prodotti caseari. Bisogna sfatare un mito: in Mongolia non si mangiano tendenzialmente formaggi, nel senso che in Mongolia non ci sono i formaggi. I nomadi non si possono permettere di perdere prodotto creando un formaggio. E loro quindi hanno optato anticamente per l'acidificazione, e quindi sono tutti tendenzialmente derivati dell'acidificazione. Poi ci sono anche il burro, e c'è in realtà un tipo di formaggio che qui si possono permettere di fare perché hanno molto più latte, però tendenzialmente questo è tutto yogurt secco. Questa è panna. La panna, ecco un'altra cosa qui, la panna è eccezionale. Quindi nella seconda parte di questo viaggio si mangia molto bene, e a me piace perché io faccio sempre tantissimo, compro tantissimi chili di questi prodotti perché costano meno rispetto alla capitale, sono veramente buoni. Questa è la seconda foto fatta da me, qui siamo nel mio primo viaggio del 98. Adesso il mercato è abbastanza, ancora non è cambiato moltissimo. E però è anche godersi un attimo di piacere non è male. Avete visto? Gobi profondo, che questo viaggio ingloba, montagne sacre, deserti non antropizzati, e arriviamo anche a fare un pomeriggio alle terme. Questa è la zona di Zenker, una zona vulcanica ricca di acque termali, e ci fermiamo dopo aver fatto spesa a Zenzerlegge, ci fermiamo qui per goderci dell'acqua calda. E veramente uno dirà: non, io vado in Mongolia a farmi le terme, concordo con voi, non è l'uomo per farsi le terme, però nella parte finale di un viaggio ricco ma anche impegnativo, farsi le terme è veramente un bel piacere. E poi si ripassa sempre da Shank, in mezzo c'è il grande lama, il Lamone, che è un mio coetaneo, per poi tornare in capitale. E tornando in capitale, la presenza poi del buddismo è veramente forte, come per esempio, e quindi si vedono molti Ovo, molti Hadak, che è la versione mongola della kata tibetana. E adesso vi presento l'ultimo, ma solo a livello temporale. Sono ancora collegato? Sì, scusami, Sì, Alfio, stavo cercando di aprire il microfono. ci sono? Vedete? Sì. Oh, ci ho messo 6 presentazioni per riuscire a farlo in maniera giusta. Lo scrive? No, non so, devo chiudere qua. No, ho sbagliato. Ecco qua. E questo è l'ultimo viaggio che facciamo. In realtà non è l'ultimo, perché dopo ci sarebbe il Festa delle Aquile, però questo è un viaggio veramente molto particolare e molto bello, perché si vanno a trovare gli Zatan. Gli Zatan sono gli elevatori di renne più meridionali al mondo. Perché non va? Adesso va. Allora, questo viaggio è nel nord, leggermente ovest della Mongolia. Si ritorna al lago Huzgul, dove ci andiamo a riposare un attimo, ma in realtà il viaggio si svolge nella parte occidentale. Questa è chiamata la zona dei Grandi Laghi, perché ce ne sono circa 300. Qui a destra c'è il lago Huzgul, ma se guardate a sinistra c'è questa depressione, che è molto simile al lago Huzgul, è un antico lago che si è ritirato, ma sono rimasti dei laghetti. E le linee rosse sono il tragitto che si fa in macchina. Però noi qua entriamo nella taiga, perché in Mongolia c'è anche uno 0,3% di territorio di taiga, che è veramente, veramente particolare. Allora, come per gli altri viaggi, si parte da Ulaanbaatar. Io non vi ho parlato di Ulaanbaatar perché dovevo essere stretto, dovevo andare veloce.
però anche Ulan Bator è una città che non è bellissima, però ha delle cose molto interessanti. Da qui si vola, per chi vuole, a Moruno, chi vuole arrivare prima e partire in macchina è possibile farlo, e anche con il tragitto è molto bello. Si arriva a sud del lago Husgård, dove c'è Hattgall, che è la cittadina più importante, la cittadina del sud. In realtà sono due le cittadine, una si trova a Hattgall al sud e poi c'è un'altra nell'estremo nord al confine con la Russia. Hattgall è famosa anche perché qui si tiene a fine febbraio il Festival del Ghiaccio, ed è un festival molto bello dove noi ci andiamo e speriamo di tornarci il prossimo febbraio 2023, perché è veramente bello. E vedere la Mongolia d'inverno merita, perché in realtà uno pensa fa troppo freddo, ma come vi ho detto, in inverno il cielo è quasi sempre azzurro e fa freddo, però con il sole e vedete anche i mongoli giustamente ben coperti, sì, veramente ce lo si gode. E il festival tutto sul lago ghiacciato è veramente bello, ed è anche possibile mangiare in una ghiera fatta di ghiaccio. Però torniamo a settembre. Allora, noi andiamo nella taiga. Allora, la taiga è la foresta di conifere che si trova al confine con la tundra. È una delle aree delle biosfere più grandi del mondo ed è una zona molto umida e molto, anche molto fredda. Per cui, per esempio, qui l'estate inizia anche dopo rispetto al resto della Mongolia, gli inverni sono molto rigidi e il disgelo significa che la zona terra è ricca di torba, acqua, acquitrini, per cui andare in quest'area in agosto significa spesso bagnarsi, ma soprattutto soffrire per le zanzare e i tafani. Noi quindi andiamo proprio alla fine dell'estate, dove tendenzialmente, quindi se nella prima metà di settembre, tendenzialmente zanzare e tafani non ce ne sono, e entriamo nella taiga. In realtà questo è un viaggio anche perché non è mai stato a cavallo, perché noi usiamo il primo giorno per fare un attraversamento di una zona libera, aperta, dove le persone prendono un po' di mestichezza con... E poi si attraversa, sono 4 giorni di cavallo, e poi si entra nella taiga guidati per raggiungere questo ambiente naturale veramente differente. Queste sono conifere, sono come si chiama? Ah, questi sono, qui potete vedere i pecci siberiani, gli abeti, le betulle, e qui sembra veramente di essere in un altro mondo. Ma la cosa che fa veramente, io mi ricordo la prima volta che sono arrivato, è che quando ti appare all'improvviso la prima URSS della tua vita, quello che è chiamato TP. In realtà la URSS è la madre della Ger Mongola. I popoli siberiani che hanno antropizzato la Mongolia sono partiti con queste. Da un territorio dove c'è tanta foresta, tanto legno, sono partiti facendo queste URSS, ma arrivando poi giù della steppa le hanno dovute abbassare e si sono trasformate in ger. E qui in queste URSS vive una popolazione molto particolare. Qui potete vedere, usiamo tende differenti, più pesanti, perché qui fa più freddo, ma non è di giorno, si sta bene. Vedete proprio la differenza tra le nostre tende, che sono tende tipicamente mongole. Le ho fatte fare io più di 10 anni fa, e sopra hanno il timbro di Kubilé e sotto tutti i simboli del clan. Ma mi piace sempre vederle. E qui andiamo a visitare i Satan. In realtà Satan è il nome mongolo che significa allevatore di renna. Loro si chiamano Duka. Sono una popolazione di lingua turca, fortemente legata allo sciamanesimo. Sono circa 200 persone che vivono nella taiga e vivono dell'allevamento di renne. E la signora che vedete in mezzo è una sciamana morta in realtà pochi anni fa, la sciamana più importante di tutta la taiga. Questa popolazione è fortemente collegata ai
Duca della Repubblica di Tuva. In realtà, finché esistito il blocco sovietico, loro passavano da Tuva alla Mongolia liberamente, quindi avevano anche molte più renne, perché avevano un territorio molto più vasto dove spostarsi. Poi però con il tempo, con le chiusure dei confini, hanno molto subito questa chiusura e hanno avuto dei grossi problemi anche a livello sanitario per le proprie renne, hanno veramente rischiato di perdere molto gli animali. Adesso gli animali sono diventati più di 700, quindi questa è una delle più piccole minoranze della Mongolia. Voi pensate che hanno un rapporto con il loro territorio veramente particolare, credendo allo sciamanesimo, credono alla sacralità degli alberi, alla sacralità perfino della renna più vecchia del loro gruppo, che addobbano in maniera particolare. Sono veramente una popolazione interessante. Vivono in queste strutture, adesso utilizzano questo cotone militare per coprire, però tradizionalmente utilizzavano le pelli di renne per coprire questi tipi, e le loro vivono in questo modo. Allora, bisogna però chiarire una cosa: non sono una popolazione isolata, perché in realtà sono abbastanza raggiungibili dall'ultimo paese, che è Zaganur. Loro nomadizzano con i loro animali nella taiga, perché qui trovano più da mangiare, ma d'inverno i bambini vanno a scuola, stanno nel paesino di Zaganur, dove noi partiamo con i cavalli, quindi non è che vivono isolati, perché c'è anche chi viene d'estate, li vede isolati e pensa che questi vivono tutto l'anno così. Assolutamente no, anzi, nella taiga, noi andiamo nella taiga ovest, ma nella taiga est hanno anche la televisione e quindi possono prendere anche il cellulare, per cui la taiga est sono ancora meno isolati, e sono gli allevatori di renne più meridionali al mondo. Le renne gli danno tutto, gli danno carne, gli danno latte, gli danno la pelle, e anche tagliano le corna, perché poi le utilizzano per diversi scopi, ma anche come merce da vendere. Le renne sono animali eccezionali, sono docilissime, sono morbidose, anche le corna sono morbidose, sono veramente belle. Poi stare con loro, vedi proprio come le mandano, come si mandano le pecore al pascolo, loro mandano le renne. La renna mongola è interessante perché è una delle 7 sottospecie della renna della tundra, ed è quindi è un, anche questa è un cervide, e sia il maschio che la femmina hanno le corna, però il maschio ce l'ha più grosse. In inverno, poiché come vedremo dalle fotografie, le renne, il terreno è coperto, l'erba è coperta, mangiano soprattutto i licheni, si chiamano proprio, sono licheni particolari, i licheni delle renne. Ed è bellissimo quando tornano al campo dagli il sale da mangiare, perché ti leccano la mano, sono veramente degli... Io capisco perché sono diventati gli animali di Babbo Natale, che sono abbattuta, perché oggi Babbo Natale viene da Rovaniemi, là ci sono le renne, però perché sono talmente dolci e morbide, e anche dagli da me sono veramente degli animali eccezionali, e quindi sono tranquillamente anche i bambini Duca o Zatan, come si chiamano in mongolo, sono abituati a cavalcarli tranquillamente. Quindi questi animali poi servono anche per spostarsi. Come vedete, i Duca sembrano mongoli nel modo di vestire, ma in realtà le usanze e la lingua sono differenti. E un'altra cosa importante: i Duca, avendo soltanto le renne, i prodotti caseari sono dati dal latte di renna, e quindi il larul, che è lo yogurt essiccato, è fatto di latte di renna, ed è veramente un sapore delicato. Poi fanno anche delle marmellate che recuperano dalla betulla, che sono veramente eccezionali. Quindi hanno poco, ma di quello che hanno, lo sanno, di tutto quello che c'è, sanno sfruttarlo benissimo. E nomadizzano, se non tutta la famiglia, ma qualche componente della famiglia, anche d'inverno, e fanno molti campi. Quindi
anche noi durante il viaggio non ci fermeremo una famiglia, ma ne visiteremo almeno due. E questo ambiente è molto bello anche d'inverno, come si può vedere. Quindi questo è un viaggio incentrato sulle renne, sugli Zatan, però è un viaggio che, tornando giù, permette di vedere anche un ambiente completamente diverso. Questo è lo stesso periodo, scendendo verso sud, perché facciamo il ritorno via terra, possiamo vedere antiche presenze umane come le tombe neolitiche quadrate in alto a sinistra o quelle circolari a Kurgan in basso a destra durante questo rientro. E durante questo rientro passiamo anche da un lago particolarmente bello per l'avifauna, che è il lago Zunnur, e infatti se vedete in fondo, sì, sotto questa roccia è pieno di uccelli selvatici. E tornando giù, sempre verso sud, perché è bello, il viaggio è incentrato, come ho detto, sugli Zatan, però io ho voluto mettere anche il ritorno via terra per permettere, poi chi non ha tempo può tornare in aereo, per poter vedere questi luoghi che sono particolarmente belli. Questa è una enorme zona vulcanica dove andiamo a visitare dove saliamo su questo vulcano, sul Khorgo. E ritorniamo poi verso Karakorin e il monastero più importante della Mongolia, che è Erdenezu. Ho scelto questa foto perché a settembre può capitare che nevichi, quindi capita di tornare da un viaggio e partire la mattina che il cielo è terso e poi arrivare la sera che nevica e il giorno dopo trovarsi un ambiente naturale così. E con questo io ho concluso la presentazione dei viaggi che noi facciamo in Mongolia.